È la maglia a polo. Per me lo scollo a barchetta è per antonomasia il più bello e più elegante di tutti. Sicuramente non deve mancare, è la maglia in cashmere, la maglia a collo alto. Il must have di questo momento è proprio il cardigan. Ciao ragazze, buongiorno. Oggi affrontiamo assieme uno degli argomenti che preferisco per questa stagione, ovvero la maglia appunto autunnale. La maglia autunnale è una delle maglie che io preferisco perché è proprio quella che ci aiuta a definire ogni nostro outfit. E la cosa bella è che può veramente essere quello che fa la differenza fra ogni abbinamento che andiamo a costruire all'interno del nostro guardaroba. Ancor più che la maglia autunnale ha delle caratteristiche particolari, ovvero di solito non è un maglione molto pesante. Che si tratti di una maglia sottile, infilato o cashmere o lana merino molto sottile, comunque si tratta sempre di una maglia che possiamo anche abbinare proprio così con il layering, che è quella tecnica appunto che ci permette, come raccontava la nonna, vestirsi a cipolla, è quella tecnica che ci permette di poter affrontare tutti gli sbalzi di temperatura di questo periodo. Infatti, se vedete, io ho le maniche corte, oggi c'è un sole meraviglioso, poi magari fra 10 minuti piove, quindi avrò bisogno di mettere anche io una giacca su questa maglia con lo scollo a barchetta. Oggi vedremo infatti 5 tipologie di maglie differenti, fra cui anche la maglia a barchetta, che è una delle mie preferite, che sono in tendenza in questo momento, ma che sono dei grandi classici, secondo me, che ognuna di noi ha nel proprio guardaroba. Partiamo subito e vediamo 5 tipologie appunto di maglie che possono veramente cambiare quello che è il nostro outfit. La prima fra tutte, la maglia che io preferisco per questa stagione, che mi avete già visto indossare nel mio video dedicato proprio all'outfit dell'autunno, è la maglia a polo. Finalmente la polo, sdoganata dal suo aspetto sportivo, è diventata una maglia che possiamo indossare veramente con tutti gli outfit che abbiamo. Io la adoro sulla gonna un po' lunga, perché trovo che questa sua, diciamo, tonalità leggermente sportiva riesca a rendere ancora più femminile, per esempio, una lunghetta anche a vita alta. È uno di quegli abbigliamenti che mi piace moltissimo, fra l'altro bellissime sia le polo, diciamo, con la manica corta sia con la manica lunga. Anche queste belle perché vanno abbastanza aderenti, oppure morbide ma non oversize. A me piacciono veramente un pochino, diciamo, adatte al corpo, in modo da poterle infilare per esempio nei pantaloni oppure appunto in una gonna. Diverso invece se vorrete creare un look, perché esistono anche appunto queste polo oversize, diverso se vorrete creare un look un pochino più sportivo indossandole così in modo informale, allora sì, diventano le nostre classiche polo sportiva. La seconda maglia della quale sono innamorata, perché per me lo scollo a barchetta è per antonomasia il più bello e più elegante di tutti, tanto che per esempio sono stata a Venezia poco tempo fa e sono stata al Fondaco dei Tedeschi, dove hanno aperto un super centro di altissimo lusso per lo shopping. Sono andata al bar e tutto il personale del bar aveva queste divise con lo scollo a barchetta, particolarmente adatta all'ambiente veneziano, diciamo così, però io ho trovato che erano veramente eleganti e credo che anche per esempio a parte questa parte, diciamo, relativa alle divise lavorative, ma io trovo che veramente lo scollo a barchetta riesca a mettere in evidenza il nostro collo, ampliare un po' quelle che sono le spalle, dare molta importanza appunto alla parte superiore, chiudendo tutto quello che è il décolleté e quindi diventando, a mio avviso, ancora più sexy proprio per questo motivo. In più, le maglie con lo scollo a barchetta non sono mai over, neanche queste, anzi, riescono addirittura a sfinare il nostro corpo. Per cui la cosa bella delle maglie appunto con lo scollo a barchetta è proprio quello di riuscire a renderci più slanciate. Fra l'altro ce ne sono di tantissimi colori, una che preferisco in assoluto è quella con la manica a tre quarti, veramente che è la maglia per antonomasia. Ne avrete sicuramente nel vostro guardaroba, perché queste maglie vanno di moda da sempre e per sempre. Per cui, anche se ne sceglierete una, mi raccomando che sia di buona qualità. Io vi ricordo che vi lascio tutti i link giù in descrizione di alcune ispirazioni che ho trovato proprio per l'acquisto di queste maglie, ma se sarà di buona qualità vedrete che la potrete utilizzare sempre. In più io la trovo anche elegantissima come sottogiacca, appunto, per cui riesce a dare un taglio un po' differente perché è più dritto, quindi sale leggermente di più sul collo delle maglie a girocollo e quindi riesce a dare un pochino più di tono a quelle che sono le nostre giacche, qualunque collo abbiano.
Un'altra maglia che davvero ci può aiutare in questo periodo, che è la maglia che non può mancare in autunno e in inverno, sicuramente non deve mancare, è la maglia in cashmere. Allora, in questo momento le maglie in cashmere ovviamente sono sottili, per cui riescono davvero, con il loro spessore leggero, riescono comunque a proteggerci veramente dal caldo. In più la cosa bella, se sceglierete per esempio una maglia aperta in cashmere, sarà molto bello poter fare questo gioco del layering, per cui indossare per esempio se fosse un cardigan anche in cashmere con i bottoncini, sarà bello poterlo inserire all'interno della gonna o dei pantaloni, così come di tendenza in questo momento, senza indossare niente al suo interno. Oppure la cosa bella della dualità è quella di poterlo anche tenere aperto, indossare su una t-shirt, come vi dico sempre, per esempio la mia white t-shirt, che è sempre bellissima ed elegante sotto qualunque maglia di questo tipo pregiata, oppure sarà bellissimo anche per esempio su una camicetta, in modo da renderlo veramente elegante. La cosa bella è che il cashmere si adatta a qualunque tipologia, diciamo, di outfit, ma anche a qualunque momento della giornata. È bello indossato semplicemente legato così sulle spalle, proprio su una t-shirt o su una camicia qualunque. È bellissimo anche la sera, perché no? Pensatelo abbinato ad una gonna di seta, per esempio. Io trovo che veramente possa essere il non plus ultra per questa stagione. Ovviamente di cashmere esistono moltissime tipologie, per cui a parte le maglie aperte sul fronte, ci sono ovviamente quelle con il collo molto morbido, che anche queste io apprezzo tantissimo. Sbizzarritevi anche qui, andate a vedere nel vostro guardaroba quello che già avete, guardate quali sono le colorazioni. Ovviamente le colorazioni di quest'anno, come vi ho già detto nel mio video dedicato appunto alle tendenze dell'autunno, sono sicuramente quelle legate al burgundy, al bordeaux, al cioccolato, al brown intenso, al caffè, tutte queste tonalità così molto calde ed intense. In modo parallelo però anche i crema, i bianchi, tutte le tonalità dei neutrals, per cui sarà bellissimo poter giocare con queste dualità. In più, se vorrete usare, sarà bello poter inserire anche per esempio qualche tonalità invece del verde, del fondobosco e perché no anche del petrolio. Ragazze, vi ricordo di iscrivervi al canale, siamo tantissimi e sono felicissima di questo. Io sapete che ho espresso desiderio per Natale, vero? Non ve lo voglio svelare, però voi guardate quanti siamo. Siamo veramente vicini ad una cifra importante, quindi per voi è gratuito, per me conta veramente molto. Fate questo click e iscrivetevi al canale attivando la campanella per stare aggiornati su tutti i video. Luci dell'Art, cioè io, faccio 2 video a settimana, per cui potremo restare sempre vicini e scambiarci tantissimi consigli. Io vi ringrazio. Un'altra maglia che assolutamente non può mancare nel mio armadio, e anche se io devo dire ho un po' di fatica a portarla, perché sono sincera, se stringe troppo è un po' complicata, io la trovo anche questa elegantissima, per cui ogni tanto lo sforzo lo faccio, ed è la maglia a collo alto. Infatti quella che solitamente definiamo dolce vita, o io erroneamente ogni tanto chiamo lupetto, però a me piace proprio quella con il collo alto e stretto, in modo da mettere in evidenza proprio la lunghezza del collo. E sappiate che con questa maglia mettete molto in evidenza il viso e soprattutto la linea del viso, per cui è bella proprio perché ci restituisce questo look molto sofisticato. È bella anche come sottogiacca, come dico sempre, bellissima sia nelle sue modalità più sottili, più asciutte, e quindi proprio sottile, bellissima abbinata ad un pantalone ampio per esempio, e quindi molto minimale nella sua parte superiore con un pantalone ampio scivolato, bellissimo come vi dico sempre. Bella anche oversize invece su un leggings, magari con uno stivale, è ancora meglio se è uno stivale equestre, perché adesso è proprio di stagione, per cui bellissimi anche appunto questi maglioncini, queste maglie con il collo alto molto ampie. Ricordatevi di riproporzionare sempre, per cui se la maglia sarà oversize, sarà ampia, è importante che i pantaloni non siano asciutti e non siano così ampi, non siano, sennò andiamo a costruire una sorta di tuta da ginnastica. Ecco, bella anche però in questa versione,
Perché se voi vorrete invece creare un comfort fashion, come dico io, un outfit comfort fashion, allora sarà bello invece creare questi completi dove si trova sia la maglia a collo alto che il pantalone molto morbido, bello dello stesso colore, così si crea un look monocromo, anche questo sempre molto bello, soprattutto per quando per esempio ci vestiamo per rimanere in casa oppure per uscire per i nostri errands, come vi dico sempre. L'ultima maglia della quale vi voglio parlare, che è una maglia della quale vi ho già parlato perché è un must have di questo momento, è proprio il cardigan. Il cardigan in questo momento, voglio dire, è la nostra salvezza, perché è quella maglia che noi possiamo inserire in tutte le nostre tote bag, portarlo in giro con noi e al primo freddo sulle spalle, legato semplicemente al collo, infilato proprio con le maniche un po' rimborsate, bellissimo se deciderete di stringerlo con una cinturina vita, insomma il cardigan veramente riesce a risolvere qualunque situazione. Sceglietelo nella vostra palette, sceglietelo nel colore che vi dona di più, perché così sarà bellissimo poter avere un capo, diciamo, bello, di qualità. Anche qui prima vi ho parlato di quelli di cashmere, comunque ci sono anche di lana merino, ci sono di buona qualità. Mi raccomando, è bello averne uno, due, però di grande qualità. Io devo dire che anche per l'autunno mi piacciono ovviamente i cardigan sottili, quindi non stiamo parlando dei cardigan quelli molto chunky, ecco, molto grandi, anche con il filato molto spesso, stiamo ancora parlando di filati sottili, perché appunto devono riuscire a stare sotto i nostri trench, sotto le nostre giacche. Però la cosa bella è che sia di alta qualità, questo sì, perché così durerà per sempre. Dicevo, io ne ho uno che mi ha regalato la zia, penso veramente tanti anni fa a Natale, è bellissimo, di una qualità meravigliosa, ovviamente bianco, ed è una di quelle cose che mi avete visto indossare tante volte, perché non lo lascio mai. In più lo infilo sempre nella mia borsa e questi giorni lo porto sempre con me, così riesco un pochino ad ovviare a qualunque temperatura. Bello il cardigan lungo, bellissimi anche i cardigan corti, quelli che invece sono girocollo, si chiudono veramente con i bottoncini, così com'è il mio appunto. Questo trovo che sia una delle tendenze, anche questa di questo momento, e davvero può cambiare i nostri look. Ecco ragazze, spero che vi sia piaciuta questa carrellata sulle maglie di stagione, era un must dover fare un video proprio dedicato a queste maglie e molte di queste sono perfette appunto anche come sottogiacca, per cui sbizzarritevi, mi raccomando, sempre la regola del 3, non andiamo ad inserire troppi colori, oppure creiamo una sorta di palette, diciamo una variante dello stesso colore, e allora possiamo giocare un pochino di più. Io vi mando un grande abbraccio e a presto.